Ciao a tutti. Quella di cui voglio parlare oggi è una delle storie più disturbanti di cui abbia avuto modo di leggere. Diciamo da top 10. Ce ne sono molte altre, ma questa fa nascere un senso di repulsione mentre ne vieni a conoscenza, che non è comune, fortunatamente. Frederick Walter Stephen West è nato nel 1941 nel villaggio di McMarkle, a circa 120 miglia a ovest di Londra, da Walter e Daisy West. La sua famiglia proveniva da una lunga stirpe di braccianti agricoli dell'Herefordshire. Nonostante la guerra e la povertà in cui vivevano, Daisy e Walter ebbero altri 6 figli oltre lui, uno dopo l'altro, nel giro di 10 anni. Fred con sua madre ebbe un rapporto molto stretto. Per lei era il suo animaletto domestico, cercava di accontentarla in tutto e faceva tutto ciò che lei chiedeva. Aveva anche un buon rapporto con suo padre, che ammirava come modello. Fred da piccolino era un bel bambino con enormi occhi azzurri penetranti e capelli biondi. Fred non era uno studente promettente ed era costantemente nei guai, per cui spesso veniva punito. Daisy, con la sua presenza non proprio aggraziata, complice anche un notevole sovrappeso ed un modo non proprio ordinato di vestirsi, andava spesso a scuola a riprendere l'insegnante per aver punito il suo figlio preferito. Un'azione che ha reso Fred il bersaglio di molte battute. Era diventato un cocco di mamma. Fred lasciò la scuola all'età di 15 anni, quasi analfabeta, e andò a lavorare come bracciante agricolo. Quando aveva 16 anni, si era ripulito abbastanza da essere attraente per le ragazze, ma si comportava sempre in maniera estremamente aggressiva con il sesso opposto e dava la caccia a qualsiasi ragazza che catturasse la sua fantasia. In seguito Fred dichiarò di essere stato iniziato al sesso da sua madre a 12 anni e da adolescente di aver praticato atti di zoofilia con vari animali della fattoria e di aver preso dal padre la credenza che l'incesto fosse una cosa normale, dato che il genitore si accoppiava frequentemente con le sue sorelle. Secondo la logica, io ti ho creato e quindi tu mi appartieni e posso fare di te quello che voglio. Il fratello minore di Fred, Doug, smentì in seguito queste dichiarazioni, definendole fantasie partorite dalla mente malata di Fred. Nel giugno del 1961, però, la sorella tredicenne di Fred, Kitty, disse alla madre che Fred la violentava dal dicembre scorso e che l'aveva messa incinta. Arrestato nello stesso mese, Fred ammise candidamente alla polizia che molestava abitualmente le ragazzine e chiese agli agenti perché non lo fanno tutti. Fu sottoposto a processo il 9 novembre, ma Kitty si rifiutò di testimoniare e il caso venne archiviato. Dopo questo episodio la sua famiglia lo ripudiò e lo cacciò di casa. Allora Fred andò a vivere da sua zia Violet. Verso la metà del 1962 si riconciliò con la madre, ma le relazioni con gli altri familiari non furono mai più le stesse. C'è da dire che a 17 anni Fred fu gravemente ferito in un incidente motociclistico che lo lasciò in coma per una settimana. Gli fu applicata una piastra di metallo nella testa e la sua gamba rotta rimase permanentemente più corta. Poco dopo, mentre si trovava in piedi su una scala antincendio in un club giovanile, ebbe la geniale idea di allungare le mani su una gonna di una ragazza che era accanto a lui. La ragazza lo ha preso e scaraventato giù dalla scala senza pensarci due volte. Applauso. Alcuni pensano che questo trauma, sommato al precedente causato dall'incidente motociclistico, abbia modificato il comportamento di Fred, portandolo ad essere incline ad improvvisi accessi di rabbia e a perdere facilmente il controllo delle emozioni. Il 17 novembre del 1962, Fred si sposò con Catherine Bernadette Costello, detta Rina, 21 anni. La ragazza, che aveva avuto problemi con la polizia sin dalla prima infanzia, quando incontrò Fred era una ladra compiuta ed esperta e come ciliegina sulla torta era incinta di un autista di bus asiatico con il quale aveva avuto una precedente relazione. Inizialmente la coppia visse a casa della zia di Fred, poi si trasferì a Cobridge, in Scozia, dove Fred cominciò a lavorare come gelataio ambulante. Quando nacque la figlia di Rina, Charmaine, nel marzo del 1963, Fred fece scrivere da Rina una lettera a sua madre, che il loro bambino era morto di parto e che aveva adottato un bambino di razza mista. In questo modo non avrebbero dovuto dire che in realtà la figlia di Fred era frutto di una relazione extraconiugale.
Poco tempo dopo la famiglia si trasferì a Savoy Street, in Glasgow. Anche se Rina, in vari momenti della sua vita, era stata una prostituta e quindi aveva dovuto già subire suo malgrado comportamenti deviati da qualche suo cliente, non era felice di essere prigioniera della vorace sessualità di Fred West. Colin Wilson, in The Corpse Garden, racconta come l'interesse di Fred per il sesso normale fosse minimo. Voleva rapporti non tradizionali, a tutte le ore del giorno e della notte. Durante il periodo di Glasgow, Fred guidava un camioncino dei gelati che gli offriva accesso illimitato a molte giovani donne. Per uno come lui sembrava il paradiso, il paese dei balocchi. La sua gentilezza, apparente affidabilità e sincerità e la sua capacità di inventare storie lo rendevano attraente per gli adolescenti che affollavano il suo camioncino. Nonostante le infedeltà quasi quotidiane, Fred continuava ad essere molto possessivo nei confronti di Rina e Charmaine. Nel 1964 Rina diede alla luce la sua seconda figlia e la prima vera figlia di Fred, una figlia che chiamarono Anne-Marie. Durante quel periodo Rina e Fred incontrarono Anna McFall, il cui ragazzo era stato ucciso in un incidente. Anna iniziò a trascorrere molto tempo con i West e presto divenne l'amante di Fred. Quando Rina scoprì l'infedeltà del marito, cominciò a sua volta una relazione extraconiugale con un uomo di nome John McLachlan. Il 4 novembre del 1965 Fred uccise, questa volta accidentalmente, un bambino investendolo con il suo furgoncino dei gelati. La faccenda non ebbe conseguenze penali, ma a causa dell'ostilità dell'ambiente dopo l'incidente, Fred decise di trasferirsi a Gloucester, in Inghilterra. I coniugi, o meglio Fred, decise di portare con loro anche Anne. A Gloucester Fred trovò un nuovo lavoro, in un mattatoio. Colin Wilson, scrittore e saggista inglese, crede che questo lavoro al mattatoio abbia avuto un profondo effetto su Fred. Una cosa è chiara, che ad un certo punto West ha sviluppato un'ossessione morbosa per i cadaveri. Non ci sono prove che abbia mostrato, fino a quel momento, un tale interesse. Sembra quindi che la perversione sessuale di Fred West sia diventata lentamente più ossessiva nel periodo successivo al suo matrimonio. E le prove suggeriscono che la necrofilia e il desiderio di mutilare i cadaveri iniziarono durante il suo periodo come macellaio. Il matrimonio di Rina e Fred divenne sempre più instabile. Rina voleva riportare i due bambini con sé a Glasgow, ma Fred rifiutò, quindi tornò in Scozia da sola. In Scozia però Rina era infelice senza le sue figlie e nel luglio del 1966 tornò a Gloucester per trovare Fred e Anna McFall che vivevano insieme in una roulotte. All'inizio del 1967 Anna McFall rimase incinta di Fred. Stava cercando senza successo di convincere Fred a divorziare da Rina e a sposarla. Questo metteva Fred sotto stress, fino a che nel luglio del 1967 la McFall, all'epoca diciottenne, scomparve nel nulla. Non fu mai dichiarata ufficialmente persona scomparsa, ma il suo cadavere, fatto a pezzi, fu rinvenuto in un campo tra Mac Merkel e Kempley nel giugno del 1994. Non solo ha ucciso la sua amante e il loro bambino, non ancora nato, ma ha smembrato lentamente e metodicamente il suo cadavere e l'ha seppellito insieme al feto. Stranamente le ha tagliato le dita delle mani e dei piedi, che erano scomparse dalla tomba. Sarebbe stata da lì in poi la sua firma rituale dei crimini futuri. Fred inizialmente negò di aver ucciso la ragazza, ma confidò a un visitatore in carcere, dopo il suo arresto, che l'aveva accoltellata a morte a seguito di una lite. Il mese successivo, Rina tornò a vivere con Fred e dopo un periodo di grande nervosismo per lui, presumo io per il fatto che Anna lo incalzasse per farsi sposare, di certo non per il suo assassinio, vista la chiavica di uomo che era, le cose sembrarono andare per il meglio, per Fred intendo, visto che il galantuomo ha pensato bene di mandare fuori Rina per guadagnare qualche soldo come prostituta e per non farsi mancare nulla in quel periodo, iniziò ad accarezzare apertamente la giovane Charmaine, che ricordo era una bambina, figlia di Rena e il suo precedente compagno. Nel gennaio del 1968 la graziosa quindicenne Mary Buston fu rapita da una fermata dell'autobus a Gloucester. Viene ritenuto Fred responsabile perché negli anni successivi ha rapito altre donne in modo simile dalle fermate degli autobus.
C'era inoltre una serie di legami fra Fred e Mary Buston. Fred era un cliente del Pop-In dove lavorava Mary e Mary gli serviva spesso il tè. Fred era stato assunto per fare dei lavori di costruzione dietro il caffè. Mary era stata vista con una ragazza che rispondeva alla descrizione dell'ex amante di Fred, Anna McFaul, e un testimone afferma di aver visto Mary nell'auto di Fred. A febbraio del 1968 la madre di Fred morì per complicazioni dovute ad un'operazione alla cistifelea. Questo probabilmente colpì molto Fred, che si lanciò in una serie di piccoli furti che gli fecero cambiare lavoro frequentemente. Il 29 novembre del 1968, mentre lavorava come fattorino di prodotti da forno, incontrò la ragazza che sarebbe diventata la sua prossima moglie e anima gemella di lunga data, Rose Letts. È il caso di spendere due parole anche su Rose. Rosemary Letts è nata nel novembre del 1953 nel Devon, in Inghilterra, con un'eredità tutt'altro che di buon auspicio. Suo padre, Bill Letts, era uno schizofrenico. Sua madre, Daisy Letts, soffriva di una grave depressione. Bill Letts era un violento tiranno domestico che chiedeva obbedienza incondizionata a sua moglie e ai suoi figli. Gli piaceva disciplinarli e sembrava cercare ragioni per picchiarli. Dati gli episodi psicotici di Bill e il rigido comportamento vittoriano, non era un impiegato ideale e andò alla deriva attraverso una serie di lavori poco pagati e non qualificati. La sua famiglia era sempre a corto di soldi. Suo figlio Andrew ha ricordato: se sentiva che eravamo a letto troppo tardi, ci gettava addosso un secchio di acqua fredda, ci ordinava di scavare in giardino, e questo significava l'intero giardino, quindi lo ispezionava come un ufficiale dell'esercito, e se non era soddisfatto del risultato, avremmo dovuto rifare tutto da capo. Non ci era permesso parlare e giocare come bambini normali. Se fossimo stati rumorosi, ci picchiava con una cintura o un pezzo di legno. Ti picchiava fino a farti diventare nero e blu per i limiti, finché la mamma non si metteva in mezzo a noi per farci scappare. Poi purtroppo toccava alla mamma riuscire a scappare dalla sua furia. Dopo aver dato alla luce tre figlie e un figlio e aver cercato di far fronte al marito violento, la depressione sempre più profonda di Daisy portò a ricovero in ospedale nel 1953. Fu curata con la controversa terapia dell'elettroshock. A quell'epoca un elettroshock non si negava a nessuno. Poco dopo una serie di questi trattamenti, che come tutti sappiamo consistono sommariamente nel far scorrere corrente elettrica attraverso le meningi del paziente, Daisy diede alla luce Rosemary. L'effetto dell'elettroshock sulla figlia che cresceva nel suo grembo nessuno può conoscerlo e credo comunque non sia stato un toccasana. Tuttavia Howard Sands, nel suo libro Fred e Rose, descrive come Rose fosse diversa dagli altri bambini. Ha sviluppato l'abitudine di dondolarsi nella sua branda. Se veniva messa in una carrozzina senza il freno, oscillava così violentemente che la carrozzina strisciava attraverso la stanza. Quando è diventata un po' più grande, Rose non faceva altro che scuotere la testa, ma lo faceva per ore e ore, finché sembrava come ipnotizzata, quasi semi-incosciente. Dosi Rosen, come veniva chiamata, non era molto intelligente, ma aveva dei lineamenti molto carini, grandi occhi castani, carnagione chiara e bei capelli castani, con una corporatura un po' abbondante. Rose era tuttavia abbastanza furba da diventare la cocca di suo padre, facendo sempre ed immediatamente quello che desiderava. In tal modo, lei sola ha ricevuto l'affetto paterno ed è sfuggita alle percosse. Data la sua mancanza di doti intellettuali, Rose non era una star a scuola. Inoltre, essendo sovrappeso, l'aveva resa oggetto di battute crudeli da parte dei suoi coetanei. Per difendersi, si scagliava contro di loro ed attaccava chiunque la prendesse in giro. Di conseguenza divenne nota come una solitaria, irascibile ed aggressiva. Da adolescente Rose mostrava segni di essere sessualmente precoce, andando in giro nuda dopo il bagno, andando nel letto di suo fratello minore per accarezzarlo in maniera inopportuna. Le regole di suo padre le proibivano di uscire con i ragazzi della sua stessa età e la sua corporatura e il suo temperamento tenevano i suoi coetanei lontani da lei. Probabilmente questo l'ha portata a concentrare il suo interesse sessuale sugli uomini più anziani del villaggio. Nel gennaio del 1968, Rose e altre ragazze della comunità iniziarono a temere per la loro incolumità. Una ragazza di 15 anni, di nome Mary Buston, è scomparsa ad una fermata dell'autobus a Gloucester. Mary stava andando a trovare il suo ragazzo portando un set di Monopoli. Tutto ciò che la polizia ha trovato alla fermata dell'autobus erano alcuni pezzi del suo Monopoli. Si pensava che la scomparsa fosse collegata a diversi altri stupri della zona e sappiamo chi era il colpevole di questi delitti.
Rosa è stata cauta per un po', ma la sua noia e solitudine l'hanno spinta a cercare una compagnia maschile. In un'occasione, un uomo più anziano, approfittando della sua ingenuità, l'aveva violentata. All'inizio del 69, Daisy Letts si stancò di essere il sacco da box di suo marito, prese quindi la quindicenne Rose e si trasferì temporaneamente da sua figlia Gladys. Lontano dal controllo del padre, Rose trascorreva molto più tempo fuori la notte. Suo cognato, Jim Tyler, ha affermato che Rose si frequentava con diversi uomini molto più grandi di lei e che Rose aveva persino cercato di sedurlo. A metà del 1969, Rose tornò con suo padre, un'azione che sorprese tutti. Alcuni hanno detto che Rose e suo padre avevano una relazione incestuosa e che Bill Letts aveva la reputazione di molestare le ragazze, ma questa voce non pare aver avuto mai fondamenta. Così nella sua prima adolescenza, Rose Letts sembrava destinata a una vita noiosa e infelice. Non era molto intelligente e di carattere poco piacevole. Era una ribelle contro l'autorità, disorientata verso qualsiasi obiettivo produttivo, tranne quello di trovare un amante più grande di lei. Ed in questo era veramente portata. Infatti un giorno incontrò infine la sua anima gemella, Fred West, quando si dice nascere sotto una cattiva stella. Per quanto Bill Letts fosse pessimo come genitore, vedeva Fred West come un fidanzato completamente indesiderabile per Rose. Quando scoprì che Rose andava a letto con Fred, sollevò un polverone con i servizi sociali, senza però sortire nessun effetto. Ed allora pensò bene di presentarsi al parcheggio per roulotte di Fred per minacciarlo. Ma la cosa non cambiò molto la situazione. Infatti Rose non lasciò né si allontanò da Fred. Vi ricordo che Rose aveva 16 anni e Fred 28. Nel frattempo Fred fu mandato in prigione per vari furti e mancato pagamento di multe per precedenti reati. Rose tornò a stare con suo padre finché non scoprì che era incinta di Fred. All'età di 16 anni, Rose lasciò quindi la casa di suo padre per prendersi cura di Charmaine e Anne-Marie, oltre che per stare vicino ad aiutare Fred, che sembrava essere sempre nei guai con la legge. Nel 1970 Rose ha dato alla luce Heather. Con tre figli di cui prendersi cura, un fidanzato in prigione e continui problemi di denaro, Rose aveva continui eccessi di ira. Si risentiva di dover prendersi cura dei figli di Rina e quindi il trattamento che gli riservava non era dei migliori. Fino all'epilogo che avvenne nell'estate del 1971, quando Charmaine scomparve improvvisamente e Rose disse a sua sorella, Anne-Marie, che Rena, la vera madre, era venuta a prenderla per portarla con lei in Scozia. Rose era, come aveva dichiarato Anne-Marie, una donna del tutto priva di autocontrollo. Quando perdeva la pazienza diventava una vera maniaca sadica. Probabilmente Rose semplicemente aveva perso la pazienza e passato il segno picchiando Charmaine fino ad ucciderla. Dal momento che Fred era in prigione, quando Charmaine è stata uccisa, il suo coinvolgimento probabilmente si è limitato al seppellire il suo corpo sotto al pavimento della cucina della loro casa in Midland Road, dove è rimasto sepolto per oltre 20 anni. Ma prima di seppellire Charmaine, Fred ha voluto mettere la sua firma. Le ha tagliato le dita delle mani, dei piedi e le rotule. Fred avrebbe tenuto questo segreto per il resto della sua vita, fino al ritrovamento dei poveri resti della bambina. Con l'omicidio di Charmaine, Rose ha creato un problema e anche un'opportunità per Fred. Togliersi definitivamente di torno la sua prima moglie, Rina. Nel 1971, infatti, Rina comunicò a Fred il desiderio di separarsi e di chiedere la custodia delle figlie. Ormai esasperata, Rina si rivolse anche alla polizia. Dichiarò ad un agente, Hazel Savage, che suo marito era un pervertito sessuale e inadatto a crescere i propri figli. Gli fece inoltre notare la coincidenza che ci furono 8 aggressioni sessuali commesse nell'area di Gloucester da un uomo della descrizione di Fred. Ma questo non servì a nulla. Questa fu l'ultima volta nella quale la donna fu vista viva. Si suppone che sia stata uccisa per strangolamento dallo stesso Fred. Quando il cadavere della donna venne rinvenuto, gli inquirenti si trovarono davanti ad un corpo smembrato e messo in varie buste di plastica, sepolto vicino a un albero a Letterbox Field. Gloucester, dove vivevano gli West negli anni 70, aveva una vasta popolazione di indiani che procuravano divertimento ed entrate extra sia per Rose che per Fred. Rose invitava molti uomini nella loro casa di Midland Road per fare sesso con lei, per soldi o per divertimento. Fred, il voyeur, incoraggiava questo comportamento ed amava osservare attraverso uno spioncino. Per quanto fosse iperattivo sessualmente, Fred non era affatto interessato al sesso ordinario.
Per lui il sesso voleva dire bondage, atti di sadismo o lesbismo, insomma tutto tranne il convenzionale. Fred amava scattare foto erotiche di Rose per poi pubblicarle come annunci su riviste per scambisti. Nello stesso anno Fred e Rose divennero amici con la loro nuova vicina, Elizabeth Agus, che fece da babysitter per loro diverse volte. Una volta, quando Fred e Rose tornarono a casa da una serata, Elizabeth chiese loro dove fossero stati. La risposta, sorprendentemente schietta, fu del tipo: stavamo girando alla ricerca di ragazze giovani, sperando che siano anche vergini. Fred pensava che con Rose in macchina una giovane donna non avrebbe avuto paura di fare un giro con loro. Elizabeth naturalmente pensava che scherzassero. Un'altra volta Elizabeth ricevette delle proposte dirette da parte di Fred, ed ancora un'altra volta, secondo Collie Wilson, è stata drogata e violentata da Fred. Nel giugno del 1972 Rose ha avuto un'altra figlia da Fred, l'hanno chiamata Mae West. Questa volta la bambina era legittima. Fred e Rose si erano sposati quell'anno presso l'ufficio del registro di Gloucester. Fred e Rose decisero di avere bisogno di una casa per la loro famiglia in crescita e anche per ospitare l'attività di prostituzione di Rose. Il numero 25 di Cromwell era proprio il posto giusto. La casa non era molto bella all'esterno, ma all'interno era grande, aveva due camere al piano superiore, un garage e una cantina di buone dimensioni. Per aiutarsi a pagare la casa, avevano deciso di affittare le stanze superiori. Fred aveva dei progetti per la cantina e disse ad Elizabeth che l'avrebbe trasformata in un posto in cui Rose potesse intrattenere i suoi clienti o l'avrebbe insonorizzata e usata come la sua camera di tortura. Il primo dei loro clienti è stata sua figlia di 8 anni, Anne Marie. Lui e Rose l'hanno spogliata e le hanno detto che era fortunata ad avere genitori così premurosi che si assicuravano che quando si fosse sposata sarebbe stata in grado di soddisfare suo marito. Inutile scendere in particolari, possiamo immaginare lo schifo che hanno compiuto Rose e Fred. Voglio solo dire che la poverina non riuscì ad andare a scuola per diversi giorni. Per tenere tutto nascosto, la minacciarono di picchiarla se avesse mai raccontato a qualcuno dello stupro. E questa purtroppo non è stata l'unica volta in cui Fred ha abusato di Anne Marie. Alla fine del 1972 Fred e Rose presero un'altra ragazza di 17 anni, di nome Caroline Owens, come tata. Hanno promesso alla famiglia di Caroline che l'avrebbero vegliata mentre viveva con loro. Caroline era molto attraente, tanto che Rose e Fred facevano a gara per sedurla. In breve tempo Caroline trovò repugnanti West e disse loro che se ne sarebbe andata. La coppia l'ha rapita, spogliata e violentata. Fred, una volta fatti i suoi comodi, per essere sicuro del suo silenzio, le disse: «Ti terrò in cantina e ti lascerò prendere dai miei amici neri, e quando avremo finito ti uccideremo e ti seppelliremo sotto il selciato di Gloucester». La ragazza, terrorizzata, gli credette. Fortunatamente la madre si accorse dei suoi lividi e chiese spiegazioni. La ragazza naturalmente era riluttante a confessare alla madre di avere subito violenza, ma alla fine raccontò tutto. La madre si rivolse immediatamente alla polizia. Ci fu un'udienza nel gennaio del 1973. Fred aveva 31 anni e Rose solo 19, e di nuovo incinta. Fred è stato in grado di ingannare il magistrato facendogli credere che Caroline fosse una partner consenziente. Realtà cosa non molto difficile all'epoca. Nonostante la fedina penale di Fred, il magistrato non credeva che West fossero capaci di una violenza tale e quindi si limitò a multarle. E la storia si chiuse lì. Da qualche tempo i West portarono avanti un'amicizia con la sarta Linda Gauck. Alla fine Linda si trasferì al 25 di Cromwell Street per prendersi cura dei bambini. Qualcosa però è andato storto nella relazione, o forse più semplicemente si erano stancati di giocare con lei e quindi anche lei subì una fine atroce. Ormai per Fred e Rose era diventata routine rapire, violentare e poi uccidere giovani e meno giovani donne, come se fossero oggetti, giocattoli di cui disfarsi una volta che li annoiavano. Dopo averla uccisa, Fred l'ha smembrata e l'ha seppellita in una fossa nel garage. Fedele al suo rituale, le rimosse le dita delle mani, dei piedi e le rotule. Quando la madre la cercò presso i West, notò che Rosemary indossava abiti appartenuti alla figlia, ma al tempo credette alla versione della donna che le raccontò come Linda avesse deciso di trasferirsi a Weston in cerca di lavoro. Evidentemente entrambi avevano la capacità di saper parlare con le persone, una faccia tosta e una parlantina fuori dal comune.
Questo in realtà è un tratto che ho scoperto accomuna molti serial killer. Stava emergendo uno schema orribile. Le giovani donne sarebbero venute a stare al 25 di Cromwell come inquilini o amiche ottate, prima che fredde rose le usassero nei loro assurdi e malati giochi, fino al tragico epilogo. La casa stava lentamente diventando un monumento alla depravazione. Il 1973 è stato un anno da festeggiare per i West. Si sono allontanati dall'accusa di stupro e rapimento di Caroline Owens, solo con una multa, e hanno ucciso Linda Gall senza alcuna ripercussione da parte della polizia, e dulcis in fundo la nascita del loro primo figlio maschio, Steven. Incoraggiati dal loro successo, o meglio dalla loro impunibilità, a novembre decisero di rapire una nuova sventurata, la quindicenne Carol Ann Cooper, mentre tornava a casa a piedi dal cinema. Si sono divertiti con lei sessualmente fino a quando, stanchi del loro giocattolo, hanno deciso di soffocarla, smembrarla e seppellirla in quella che ormai è la casa degli orrori, al 25 di Cromwell Street. L'industrioso Fred, gasato da come stavano andando le cose, decise di realizzare delle migliorie alla casa, al suo parco giochi personale. Ampliò la cantina ed era in procinto di demolire il garage per ampliare il corpo della casa, per ricavare un'altra stanza. Sai, si sa mai dovesse venire qualcuno in visita. Lo stesso mese la studentessa universitaria 21enne Lucy Partington era tornata a casa di sua madre per trascorrere le vacanze di Natale. Il 27 dicembre andò a far visita ad una sua amica, da cui si accomiatò poco dopo le 22. Alla stazione degli autobus ha purtroppo avuto la sfortuna di incontrare Fred e Rose, che probabilmente si sono offerti di darle un passaggio. E sfruttando il solito schema, un uomo accompagnato da sua moglie non può essere pericoloso, ebbero la meglio sulla normale diffidenza che ognuno proverebbe. L'hanno fatta salire in macchina, resa inoffensiva e portata nella loro nuova casa ampliata. Qui l'hanno torturata per circa una settimana e di questo ne sono state trovate prove. Uccisa, smembrata e sepolta. Durante l'omicidio, o magari durante lo smembramento, Fred si tagliò profondamente la mano e dovette andare in ospedale per i punti di sutura il 3 gennaio del 74. Anche in quel caso, nessuno collegò i fatti. Secondo me, nella testa di Fred cresceva sempre di più l'idea e la sensazione di essere intoccabile. In effetti stava commettendo i più atroci delitti possibili, facendola sempre e comunque franca. Un coltello che corrispondeva a quel taglio venne poi ritrovato con il corpo della Partington e, secondo la polizia, venne utilizzato dall'uomo. Lucy, come Carol Cooper, è stata dichiarata scomparsa e non c'era nulla di che legasse le due ragazze ai West, entrambe rapite per la strada senza nessun testimone. Tra l'aprile del 1974 e l'aprile del 1975, tre giovani donne, Therese Singenthaler, 21 anni, studentessa londinese che aveva lasciato la capitale in autostop in direzione dell'Irlanda, Shirley Hubbard, 15 anni, i cui resti vennero ritrovati con la testa completamente coperta di nastro isolante e con un tubo di gomma inserito nel naso per permetterle di respirare, e Juanita Mott, 18 anni, ex inquilina della casa di Cromwell Street, incontrarono la stessa sorte di Carol Ann Cooper e Lucy Partington. I loro corpi, torturati e smembrati, furono sepolti sotto il pavimento della cantina della casa. Evito di scendere in particolari troppo cruenti e raccapriccianti, ma potete immaginare quali torture abbiano dovuto patire anche queste ragazze. La morte per loro sarà arrivata come una liberazione. Posso dire che il bondage estremo era sul gradino più basso della scala di perversione della coppia. Nonostante la catacomba con ostario che Fred aveva fatto diventare la sua casa, il genio ha continuato ad attirare la polizia con continui furti e scambi di rifurtiva. Era necessario per Fred continuare a rubare per pagare i suoi progetti di ristrutturazione della casa. I progetti di miglioramento della casa erano necessari per mantenere le abitudini mostruose sue e di sua moglie. Un circolo vizioso di cui ne pagavano però il prezzo delle povere ragazze innocenti. Siamo nel 1976, anno nuovo, rapimento nuovo. Nel 76 appunto i West hanno attirato una giovane donna chiamata Miss A dai tribunali, da una casa per ragazze ribelli, una sorta di casa famiglia. La signorina A è stata condotta in una stanza con due ragazze nude che erano prigioniere lì. Ha assistito alla tortura delle due ragazze ed è stata a sua volta violentata da Fred e aggredita sessualmente da Rose. Una delle ragazze che la signorina A ha visto era probabilmente Anne Marie,
la figlia di Fred, che era un bersaglio costante di sadismo sessuale della coppia, da quando aveva 8 anni. Come se lo stupro e la tortura di sua figlia da parte di Fred non fossero abbastanza, ha portato a casa i suoi amici per fare sesso con lei. Stiamo parlando di una bambina di 12 anni. Adesso voglio dire, ma ad una bestia del genere, ma cosa volete dire? Cosa volete fare? Ma possiamo dargli tutte le scusanti del mondo, un'infanzia difficile, traumi cranici dovuti ad incidenti, alcol, quello che volete. Ma una persona così, oltre a passargli sopra con uno schiacciasassi, a velocità molto ridotta, ma cosa gli volete fare? Eppure vi dirò, è sbagliato. Ma non sbagliato perché sia un fautore del porgi l'altra guancia o nessuno tocchi Caino, no, no, tutt'altro. A gente come lui gli si fornisce una pala, una vanga, un sacchetto di semi e si rinchiude in una struttura recintata con un ettaro di terra a disposizione. Se lavori e ti dai da fare, mangi. Se no, per me puoi crepare di fame, perché non voglio neanche pagarti la permanenza in galera. Quando crepi, ti uso come pastura per gli squali, o ancora meglio, letame per concimare le piante. Però non si può. Noi siamo i buoni e quindi dobbiamo dare buon esempio. Dobbiamo recuperarle. Vabbè, dopo di questa divagazione, andiamo a vedere cos'altro ha combinato la schifezza umana. Siamo arrivati al 1977. Il piano superiore della casa era stato ristrutturato per accogliere un certo numero di inquilini. Una di loro era Shirley Robinson, 18 anni, un'ex prostituta con inclinazione bisessuale. Shirley ha sviluppato relazioni sia con Fred che con Rose. Il servizio di prostituzione a domicilio che dispensava Rose andava a gonfie vele, tanto che il padre di Rose, Bill Letts, quando scoprì che la figlia si prostituiva, non si arrabbiò, tutt'altro, volle farci sesso anche lui. Qui capiamo, in modo definitivo, il tipo di terreno su cui erano cresciuti i due individui, Rose e Fred. I due uomini, Bill e Fred, andavano alla fine d'accordo, dopo i primi scontri, fino al punto di aprire insieme un bar, il Green Lantern, che però andò a fallimento poco dopo. In quell'anno Rose rimase incinta di uno dei suoi clienti neri, mentre Shirley rimase incinta di Fred. Mentre Fred era contento che Rose stesse portando in grembo un bambino di razza mista, Rose non era a suo agio con Shirley, che portava il bambino di Fred. Shirley infatti si comportava e pensava scioccamente di poter sostituire Rose nella vita di Fred. E questo, come potete immaginare, non è stata proprio la sua mossa migliore. Rose infatti da lì a breve avrebbe chiarito a Fred che Shirley doveva andare. E lo fece. 7 mesi dopo che Rose diede alla luce Tara, nel dicembre del 77, Shirley si unì al resto delle ragazze sepolte in Crowley Street. Posti in cantina esauriti però, quindi Shirley fu messa nel giardino, sul retro. Fred ha smembrato Shirley e il loro bambino, non ancora nato. Nel 78 Fred fu molto prolifico sessualmente parlando. Ebbe un altro figlio con Rose, che chiamarono Louise, per un totale di 6 figli in quella che chiamare malsana famiglia sarebbe solo un eufemismo. E non pago, mise incinta anche sua figlia Anne-Marie, di 14 anni. La gravidanza fortunatamente fu extrauterina e dovette essere interrotta. Nel maggio del 1979 il padre di Rose, finalmente dico io, morì di una malattia polmonare. Alcuni mesi dopo i West hanno ricominciato con i loro schemi ed hanno ucciso un'adolescente problematica di nome Alison Chambers, dopo averla violentata e torturata. Come Shirley, Alison fu sepolta nel giardino sul retro, che stava assomigliando sempre di più a un cimitero. I figli della coppia erano a conoscenza di alcuni degli avvenimenti in casa. Sapevano che Rose era una prostituta e che Anne-Marie era stata violentata da suo padre. Quando Anne-Marie si è trasferita a vivere con il suo ragazzo, Fred ha concentrato le sue avance sessuali su Heather di 9 anni e May di 7. Heather resisteva a suo padre ed era per questo continuamente picchiata. Per il periodo che va dal 1980 al 1986 non si hanno riscontri di altri omicidi commessi dalla coppia, ma questo probabilmente perché gli West smisero di seppellire i cadaveri nel loro giardino. Probabilmente non c'era più posto. D'altronde Fred dichiarò che era responsabile di oltre 30 omicidi, 30, mentre sono stati ritrovati finora solamente 12 corpi. Nel giugno del 1980 Rose diede alla luce Barry, il secondo figlio maschio di Fred. Poi ancora nell'aprile del 1982
Rose dirà alla luce Rosemary Jr., figlia di uno dei clienti neri di Rose. Nel luglio del 1983 Rose diede alla luce un'altra figlia che chiamarono Lucianne. Era anche lei figlia di uno dei clienti neri di Rose, come Tara e Rosemary Jr. Pongo un accento sul fatto che alcuni dei figli di Rose fossero di genitori neri, in quanto Fred era entusiasta di questo, di avere delle figlie mulatte. Probabilmente stava già facendo dei progetti su di loro, per questo spingeva Rose ad averne il più possibile. A quel punto i bambini da controllare e crescere, tra uno stupro ed un omicidio, erano diventati veramente molti e l'autocontrollo di Rose, già carente di suo, scomparve del tutto. Rose divenne sempre più irrazionale, picchiava i bambini senza provocazione. Finalmente, nel 1986, è stato infranto il muro del silenzio. Heather iniziò a raccontare alla sua fidanzata dell'avance, o meglio degli abusi che era stata costretta a subire da suo padre e sua madre. Il problema fu che i genitori della fidanzata di Heather erano amici dei West e questo purtroppo segnò il suo destino. Nel giugno dell'87, Fred, per proteggere il suo segreto, arrivò ad uccidere sua figlia Heather. All'inizio raccontando agli altri figli come la sorella avesse lasciato la casa per un lavoro nel Devon, per poi minacciarli in seguito di farli finire sotto il patio, come Heather, se si fossero comportati male. Il corpo di Heather fu poi effettivamente trovato sotto il patio e il suo omicidio portò indirettamente all'arresto dei West, quasi 7 anni dopo. Col passare del tempo, Fred e Rosemary si preoccuparono sempre più di creare una minima faccia di rispettabilità, non perché gli importasse di ciò che la gente pensava di loro, ma probabilmente perché iniziavano a capire che forse ne avevano fatte troppe e troppo grandi. I figli iniziavano a crescere, le persone che avevano frequentato la loro casa iniziavano ad essere molte e non a tutte piaceva quello che avevano visto, come Catherine Halliday. Rose ha sviluppato la sua attività di prostituzione facendo pubblicità su riviste speciali. Lei e Fred erano alla ricerca di donne che potessero far partecipare alle loro varie perversioni e prostituirsi sotto la direzione di Rose. Una di queste donne, appunto Catherine, divenne un appuntamento fisso nella casa di West e vide in prima persona le tute e le maschere nere da bondage che avevano raccolto nel tempo, oltre a fruste e catene. Catherine più passano i giorni e più si allarmava, fino a che poco dopo decise di interrompere ogni relazione. La lunga serie fortunata degli West stava finalmente volgendo al termine. Il colpo di grazia arrivò da una delle ragazze molto giovani che Fred aveva violentato con l'assistenza di Rose. Raccontò alla sua ragazza quello che era successo. La ragazza andò subito alla polizia e il caso venne fortunatamente assegnato ad un agente molto talentuosa e soprattutto di buona memoria, di nome Hazel Savage. Hazel conosceva Fred dai suoi giorni con Rina e ricordava le storie che Rina le aveva raccontato sulle perversioni sessuali di Fred. Il 6 agosto del 92 la polizia bussò finalmente al 25 di Cromwell Street con un mandato di perquisizione per cercare materiale pornografico e prove di abusi sui minori. Trovarono montagne di materiale pornografico ed arrestarono Rose per aver assistito allo stupro di una minore. Fred fu arrestato invece per stupro e sodomia di un minore. Hazel Savage, l'agente responsabile dell'indagine, continuava ad intervistare tutti i familiari, amici e conoscenti di West per cercare di trovare qualche elemento utile all'indagine. Quando finalmente parlò con Anne Marie, la figlia che Fred e Rose avevano abusato per anni e fatto prostituire, ha sentito per la prima volta la storia scioccante di quello che ha dovuto subire da coloro che avrebbero dovuto prodigarsi per aiutarla e proteggerla nella sua crescita. Anne Marie espresse anche le sue preoccupazioni per la sorella Charmaine, che Hazel aveva già conosciuto in precedenza quando aveva avuto il primo contatto con Rina, la prima moglie di Fred. Hazel finalmente aveva tutto il necessario per sporgere denuncia per abusi su minori, ma aveva bisogno di indagare ulteriormente sulla scomparsa di Charmaine, Rina e Heather. Hazel non riusciva a credere che Heather fosse scomparsa senza lasciare traccia. I registri assicurativi e fiscali mostravano che Heather non aveva lavorato né aveva visitato un medico per 4 anni, o aveva lasciato il paese o era morta. I bambini più piccoli furono presi da Rose e affidati alle cure del governo. Con Fred in prigione, la polizia che si avvicina a lei, Rose tentò il suicidio prendendo un overdose di pillole. Suo figlio Steven l'ha trovata e le ha salvato la vita.
In seguito cercò di fuggire dalla realtà, rimpinzandosi di caramelle e guardando video di cartoni animati in continuazione. Fred non se la cavava molto meglio in prigione, era molto depresso e soprattutto preoccupato di quello che avrebbero potuto trovare in casa, o meglio sotto la casa. In realtà la sua fortuna non era ancora del tutto finita. Il caso contro i West non proseguì, in quanto due testimoni chiave hanno deciso di non testimoniare contro di loro. Ma ormai il vaso di Pandora era stato aperto. La strana e inesplicabile scomparsa di Ethel era un chiodo fisso nella testa di Ethel. La gente prese in carico il caso con l'intenzione di seguire la pista di Ether. Dove era finita? 4 anni senza nessuna traccia, senza nessuna notizia. Questo fa pensare ad una sola cosa. Possibile che Ether fosse veramente seppellita sotto il patio della casa dei West? I figli dei West sono stati interrogati ripetutamente. Fred li aveva minacciati che se non avessero mantenuto il silenzio sarebbero finiti sotto il patio, come Ether. Il sovrintendente John Bennett era il responsabile di questo caso, molto interessante per i media, ed era quindi sotto estrema pressione. Aveva gli occhi della nazione su di lui. Per questo fu una decisione molto pesante quella di firmare il mandato di perquisizione della casa e soprattutto del giardino di Cromwell Street. Firmare un mandato per scavare un giardino 15 metri per 60 non era normale. Inoltre l'ampliamento della casa di Fred era stato realizzato proprio su una porzione di giardino. Il che voleva dire scavare all'interno della casa. La ricerca sarebbe stata molto costosa ed avrebbe attirato ancora di più l'attenzione dei media. Il 24 febbraio 1994 è finalmente l'inizio della fine dell'incubo della casa al 25 di Cromwell Street, nel centro di Gloucester. Quel pomeriggio la polizia si presenta alla porta di Frederick West con un mandato di perquisizione. Trovano la corpulenta e scontrosa moglie, complice, Rosemary, che immediatamente contatta suo marito. Farei meglio a tornare a casa, stanno per scavare in giardino, cercano Ether. Dall'alto della sua sensazione di impunibilità, era preoccupato solo per il fatto che la polizia non avrebbe ripulito il pasticcio che avrebbe sicuramente combinato, sollevando le pietre del patio del suo giardino, alla ricerca del corpo della figlia. Mentre tornava a casa, si ferma alla stazione di polizia. Disse loro che lui e Rose non avevano idea di dove fosse Ether, ma non era preoccupato. Molte ragazze scompaiono, ha spiegato. Si prendono un nome diverso e si prostituiscono. Sicuramente era lesbica e aveva problemi con la droga. Insomma, oltretutto anche una bella manciata di fango non guastava, secondo lui. Rose, che è stata intervistata a casa, ha raccontato una storia simile. Ether è scomparsa all'età di 16 anni, nel 1987. Ha ripetuto la storia di Ether, che è una persona scostante, pigra e pure lesbica. Tiè. Quella notte Fred e Rose rimasero svegli tutta la notte e parlarono. La mattina dopo è salito sull'auto della polizia. L'ho uccisa, ha detto al detective Ethel. Quando è arrivato alla stazione, ha raccontato alla polizia nei minimi dettagli come aveva tagliato il corpo di Ether in 3 pezzi e li aveva seppelliti. Continuava a ripetere che Rose non sapeva nulla dell'omicidio. 20 minuti dopo ha completamente negato tutto ciò che aveva appena detto loro. Ether è viva e vegeta. Forse in questo momento è in Bahrain a lavorare per un cartello della droga. Aveva una Mercedes, un autista e un nuovo certificato di nascita. Ha detto alla polizia che avrebbero potuto scavare tutto ciò che volevano, ma non avrebbero trovato Ether. La polizia purtroppo per lui scava e trova 3 ossa umane, ma non appartenevano a Ether. Quando Fred seppe che erano state trovate ossa umana, confessò ancora una volta di aver ucciso sua figlia, ma negò che lì fossero sepolte le ossa di qualcun altro. Fred a quel punto ha raccontato come è successo tutto. La discussione con la testarda Ether, schiaffeggiandola per la sua insolenza e afferrandole la gola per impedirle di ridere di lui. Deve aver afferrato troppo forte, perché è diventata blu e ha smesso di respirare. Ha cercato di rianimarla, ma non aveva l'addestramento, quindi l'ha trascinata nella vasca da bagno e le ha fatto scorrere dell'acqua fredda addosso. Le ha tolti i vestiti, l'ha tirata fuori dalla vasca e l'ha asciugata. Poi ha cercato di metterla nel grande bidone della spazzatura, ma non ci andava. Quindi era di nuovo nella vasca da bagno, dove sapeva che avrebbe dovuto renderla più maneggevole e trasportabile. Ma prima l'ha strangolata con dei collanti, solo per assicurarsi che fosse morta. Non volevo toccarla mentre era viva. Voglio dire, se avessi iniziato a tagliare una gamba o la gola e lei si sarebbe improvvisamente animata, chiuse gli occhi di Ether prima di smembrarla. Se qualcuno è seduto lì a guardarti, non userai un coltello su quella persona, vero? Persona veramente con una spiccata sensibilità. Quando le ha tagliato la testa, ha sentito un suono, un rumore orribile, come uno scricchiolio, molto sgradevole. Ma una volta che la sua testa si è staccata,
ha iniziato con le sue gambe, ruotando il piede finché non ha sentito uno schiocco onnipotente e la gamba si è allentata, tagliata a pezzi fino a riuscire a farla entrare nel cestino della spazzatura. Quella notte, dopo che il resto della sua famiglia dormiva, seppe lì il corpo di Heather in giardino, dove rimase nascosta per 7 anni. La polizia inizia il triste compito di scavare nel grande giardino. Fred era stato temporaneamente rilasciato finché non fossero state trovate prove per trattenerlo. Ma mentre Fred guardava la polizia scavare nel giardino, sapeva che era questione di tempo prima che trovassero Heather e gli altri cadaveri sepolti nel giardino sul retro. Fred, mentre la polizia scavava, disse a suo figlio che aveva fatto qualcosa di veramente brutto e che sarebbe andato via per un po'. Steve ricorda che mi ha guardato in modo così malvagio e così freddo che il suo sguardo mi è passato attraverso. Finalmente la polizia inizia a trovare qualcosa. Trova i resti di una giovane donna, smembrata e decapitata. Poi il colpo di scena, un'altra vittima. Di chi era questo altro corpo? Ricordate che la polizia stava scavando per cercare il corpo di Heather, la figlia di Fred Rose? Quando la polizia seppe della scomparsa di Shirley Robinson, l'ambito delle indagini si è finalmente ampliato. A quel punto, gli scavi, nessuno avrebbe potuto fermarli, fino a che l'ultima zolla di terra non fosse stata controllata. Nel frattempo, per proteggere Rose, Fred si è accollato alla responsabilità degli omicidi. È stato accusato degli omicidi di Heather, Shirley Robinson e di una terza donna non ancora identificata. A questo punto è iniziata la valanga. È stata aperta un'indagine sulla scomparsa di Rina e Charmaine. Fred, ormai con le spalle al muro, ha ammesso di aver ucciso le ragazze, ma non di averle violentate o abusate in alcun modo. Quelle ragazze, sosteneva, volevano fare sesso con lui. Erano consenzienti. I giorni passavano, i corpi affioravano e la polizia doveva dare un nome a quei miseri resti. Non era cosa semplice. 9 corpi ritrovati tra giardino e cantina, con Fred che diceva di non ricordare i nomi e i dettagli di alcune delle donne che aveva seppellito. Con lo sviluppo del caso, Rose abbandonò Fred per salvarsi. Ha cercato di proporsi come la povera vittima di un omicida, ma non è riuscita ad essere particolarmente convincente. La polizia ha dato il massimo per evitare che la facesse franca, per legarla ai crimini. I corpi di Rina, Anna McFall e Charmaine sono stati trovati mentre Fred continuava a collaborare con la polizia. Sul caso Mary Balston, Fred ha deciso di smettere di collaborare e il suo corpo non è ancora stato trovato. Durante la loro udienza congiunta, Fred ha tentato di consolare Rose, ma lei lo ha evitato. Ha detto alla polizia che l'ha fatta ammalare, che era sotto il suo gioco, era soggiogata da lui. La coppia era scoppiata. Il rifiuto di Rose è stato devastante per Fred. Il 13 dicembre del 94 è stato accusato di 12 omicidi. Ancora una volta Rose lo respinse. Lui le scrisse un biglietto dalla prigione. Saremo sempre innamorati. Sarai sempre la signora West, in tutto il mondo. Questo è importante per me e per te. Poco prima di mezzogiorno del giorno di Capodanno, nella prigione di Winston Green a Birmingham, mentre le guardie stavano pranzando, Fred si impiccò con le strisce di lenzuolo. Aveva chiaramente pianificato il suo suicidio con largo anticipo, in modo da non essere scoperto. Nonostante la scarsità di prove dirette che la collegassero agli omicidi, Rose è stata processata il 3 ottobre del 1995. Un certo numero di testimoni, tra cui Caroline Owens, Miss A e Anne-Marie, hanno testimoniato delle sadiche aggressioni di Rose alle giovani donne. L'obiettivo dell'accusa, guidato da Brian Leveson, era quello di costruire una fitta rete di prove circostanziali della colpevolezza di Rose. La difesa, guidata da Richard Ferguson, ha cercato di dimostrare che le prove di aggressione sessuale non erano le stesse prove di un omicidio, che Rose non sapeva cosa stesse facendo Fred quando uccise le ragazze e le seppellì in vari posti. Ferguson ha commesso l'errore di mettere Rose sul banco dei testimoni. La sua sfida è arrivata molto chiaramente alla giuria. Inoltre l'accusa ha imparato a strapparle una testimonianza dannosa facendola arrabbiare. Tutto questo ha lasciato la giuria con la convinzione radicata che Rose avesse trattato male i bambini e che fosse completamente disonesta. Alla fine la difesa ha riprodotto le registrazioni di Fred West che descriveva come aveva ucciso le vittime quando Rose era fuori casa. Sfortunatamente per Rose è stato dimostrato che Fred stava mentendo su questioni chiave, il che ha messo in dubbio l'intera sua affermazione. La prova più drammatica è stata fornita da Janet Leach, che era stata chiamata l'adulto appropriato, testimone, ai colloqui di polizia di Fred West. In privato Fred le aveva detto che Rose era coinvolta negli omicidi
e che Rose aveva ucciso Charmaine e Shirley Robinson senza di lui, ma che aveva fatto un patto con sua moglie per prendersi tutta la colpa su se stesso. Janet è stata così stressata da questa confessione confidenziale che ha subito un ictus. Fu solo dopo la morte di Fred che sentì di poter dire alla polizia quello che le aveva detto. Dopo la sua testimonianza è crollata e ha dovuto essere portata in ospedale. Nel suo riassunto, Leveson ha chiamato Rose la stratega e il partner dominante. L'evidenza che Rosemary West non sapesse nulla non è degna di fede. Ferguson, nel suo riassunto, ha sottolineato che le prove indicavano solo Fred. La giuria ha impiegato pochissimo tempo per ritenere Rose colpevole degli omicidi di Charmaine, Heather, Shirley Robinson e delle altre ragazze sepolte nella casa. Il giudice l'ha condannata all'ergastolo per ciascuno dei 10 capi di imputazione. Questa è la fine di questa storia che, come avevo definito all'inizio, veramente disturbante. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo video, soprattutto di questi due individui. Se vi è piaciuto il video, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo presto con un'altra storia. Ciao a tutti!